Buongiorno. Noi assistiamo oggi a questa presa di coscienza del degrado del pianeta. Diamo in Amazzonia ci sono foreste che sembrano poter dare ossigeno al pianeta. In realtà tra questi spazi verdi ci sono laghi di petrolio che affiorano. Ora, se noi avessimo ancora l'abitudine di riflettere, dovremmo renderci conto di una realtà che è davanti ai nostri occhi, e cioè la frammentazione del sapere, la frammentazione del potere, la frammentazione del pensiero creano dei disastri immani, senza che ci sia almeno una presa di coscienza. Tutta l'intelligenza umana, cioè la scienza ha fatto dei progressi enormi, ma evidentemente li ha fatti nella direzione sbagliata. È servita da paravento per quello che era contemporaneamente il degrado umano, che parte da lontano. Sant'Agostino scrisse La città di Dio per contrastare le tendenze femminilizzanti che il cristianesimo aveva introdotto nella società romana, che furono poi in definitiva la causa del crollo dell'impero d'Occidente, dell'impero romano. Qualcosa del genere accadde in Inghilterra nel XIX secolo, con l'emergere del cosiddetto femminismo. Non c'era un Sant'Agostino che fosse in grado di narrare quella situazione. Ora, cioè il problema qual è? Il problema è, cioè, l'Inghilterra, dai tempi della conquista normanna nell'undicesimo secolo, di cui l'arte diede una grande testimonianza nell'arazzo di Bayeux, quasi 70 metri di tela, nel quale sono narrate le geste dei normanni conquistatori. Dopodiché nacque questa specie di civiltà, fu per molti secoli un qualcosa di tutto sommato abbastanza poco vivibile, ecco, per le masse, con battaglie interne, eccetera, no? A cui concorreva anche il clima. Fossilon racconta che uno sceicco arabo visitò la Gran Bretagna intorno al 1400 e disse: questo paese non avrà mai un futuro, sporco, brutto, eccetera. Naturalmente fu una previsione sbagliata, il futuro ci fu, ma fu un futuro che tutto sommato non risolse un granché la qualità della vita delle persone. E in tutto questo l'arte, cioè mentre l'arazzo di Bayeux raccontava la storia, mentre per esempio nel Rinascimento ci fu un tentativo di riprendere gli antichi miti
la scuola d'Atene di Raffaello Sanzio, tutta una serie di La nascita di Venere, del Botticelli, eccetera. Man mano l'arte divenne quello che oggi è, cioè l'ancella del mercato, un luogo di produzione in cui non c'è effettivamente un'idea guida, un'idea capace di dare un impulso nuovo alla sensibilità umana, di far capire la gravità della situazione in cui si dibatte la società contemporanea. Non è in grado di farlo, non è in grado di affrontare, ma anche perché è chiaro che paradossalmente, come ripeto sempre, la ricchezza di immagini rende più difficile la creazione di nuove realtà creative. Però anche la letteratura è decaduta. E questo dipende dal fatto che in pratica vi è questa forma insita nella natura umana, di questo egoismo, questa sorta di darwinismo insito nel nostro essere, per cui non siamo in grado di rispondere molto alle realtà. Quando per esempio con l'avvento di Hitler molti filosofi, Theodor Adorno, Leo Strauss, Max Horkheimer e Hannah Arendt fu l'amante di Heidegger, detto per inciso, si trasferirono negli Stati Uniti, in realtà non modificarono la mentalità americana, anzi si adeguarono loro. Marcuse, per esempio, lavorò per i servizi segreti, cioè americani, durante la seconda guerra mondiale. Quindi esiste una forza verso la quale noi abbiamo difficoltà a resistere, abbiamo difficoltà a capire, e la tendenza è quella di adagiarci, è quella di adagiare, dice Friedrich von Schleiden, lo storico è un profeta che guarda all'indietro. Ecco, lo storico è un profeta che guarda all'indietro. E Randall Jabel dice: chi vive nell'età dell'oro di solito non si gira a lamentarsi quando vede tutto giallo. Ecco, voglio dire, c'è questa rilassatezza che è facilitata, invogliata, eccetera, dalla scienza e dalla tecnica. Quindi questo, il rovescio della medaglia, cioè la logica, dicevo in qualche intervento fa, che quando noi parliamo della religione, immaginiamo una religione fatta su misura per l'uomo, diciamo una grandissima sciocchezza, secondo me, no? E questa ne è la prova, cioè il degrado della società, l'incapacità dell'arte di interpretare la sensibilità contemporanea, ma invece di accompagnarla e di adagiarsi su questa apparente benessere. Noi siamo in un pianeta che praticamente sta avviandosi al degrado totale. Non ci si pone, la cosa che sarebbe ridicola se non fosse drammatica, che noi, se noi leggiamo giornali, sentiamo televisione, eccetera, gli argomenti che vengono trattati sono francamente risibili rispetto al problema di un pianeta che nel 2050, cioè domani, avrà 10 miliardi di abitanti, mentre non avrà più gli strumenti per sopravvivere.
non avrà più la terra sana sulla quale coltivare, sulla quale fare. E quindi l'invenzione che viene fatta degli strumenti per sopperire a questo degrado continuo ci allontanano sempre di più dalla natura e quindi ci allontanano sempre di più da noi stessi, perché noi non dobbiamo dimenticare che o bene o male noi siamo prodotti della natura, per ora, a parte le clonazioni e queste forme un po' discutibili, però probabilmente prenderanno piede e quindi arriveremo al punto di clonare gli animali oppure di adattarsi, per esempio, come sta avvenendo già, da mangiare, per esempio, scarafaggi, lombrichi, insetti vari. Ecco, di tutto questo non si parla. Si dà grande spazio a questa ragazzotta svedese che va in giro a fare la propaganda contro l'inquinamento, il che in linea di principio è giustissimo, ma diventa risibile quando si colloca lo strumento rispetto al risultato che si vuole ottenere. Pensare che questi movimenti spontanei abbiano più potere degli stati che devono prendere decisioni è un qualcosa di francamente ridicolo ed è esattamente la cifra di questo nostro tempo, mediata probabilmente dalla Chiesa Cattolica. Noi per esempio pensiamo al fatto di questa situazione data dall'avidità, dal consumo, dall'eccesso di consumo. Ecco, la Chiesa Cattolica citava delle frasi a effetto, tipo è più facile che un cammello entri in una cruna d'un ago piuttosto che un ricco entri in paradiso. E mentre forgiava queste frasi fatte, si arricchiva, aumentava il proprio potere, conquistava territori, creava città, si impadroniva anche con la forza, cioè l'inquisizione, le guerre di religione, le crociate, eccetera. Quindi, ecco, questo cosa dimostra? Cosa sto cercando di dire? Sto cercando di dire che noi ci preoccupiamo di dettagli, ma non ci preoccupiamo seriamente della natura umana per com'è. Allora, per giustificare queste nostre defaillance, questa nostra debolezza, ricordiamo l'ottimismo, ricordiamo la divagazione. Nell'antichità, nell'antica Grecia si ricorreva al mito, no? Poi la religione ha creato la speranza di un al di là, per cui viviamo malissimo qui, però nell'al di là avremo tutto. Addirittura pare, non sono molto esperto di Corano, ma pare addirittura che gli islamici immaginano un paradiso di bellezze, di vergini, di tutta una serie di cose. E quindi ricordiamo queste evasioni mentali. Ora, siccome queste cose di solito non vengono scritte da analfabeti, da ignoranti, vengono scritte da persone colte, cioè la religione, o bene o male, aveva dalla sua parte tutta una serie di filosofi, pensiamo una mente elevata come Tommaso d'Aquino, Sant'Agostino, San Bonaventura, la patristica, la scolastica, filosofia, cioè, e quindi avevano tutti gli strumenti per capire, ma non capivano. E perché non capivano? Forse perché non erano intimamente interessati a capire, erano orientati a un punto di fuga e si inventavano queste cose in cui finivano poi per credere, forse. E il risultato è quello che abbiamo davanti agli occhi. Abbiamo una società che è atea, abbiamo una società che è disuguale, abbiamo un pianeta inquinato, abbiamo un'arte, una letteratura da bordello e noi continuiamo a cincischiare, a soffermarci su dettagli, la guerra di genere, l'uguaglianza di genere, queste sciocchezze che non portano chiaramente da nessuna parte. Sono strumenti di potere abbastanza superficiali, abbastanza inefficaci tutto sommato, perché poi quando
ci troveremo di fronte, tra non molto, già oggi si profilano con i cambiamenti climatici situazioni drammatiche, non sarà certo il superamento del divario di genere che aiuterà a superare queste cose, anzi, semmai le aggraverà, perché nel momento in cui è necessario carattere, forza, eccetera, come è successo con i Romani, come dicevo all'inizio, Sant'Agostino scrisse la città di Dio per contrastare la femminilizzazione dell'impero romano che poi portò al tracollo. Ecco, oggi siamo molto più avanti in questa femminilizzazione e siamo in una situazione di degrado che probabilmente è inarrestabile. Ciò nonostante insistiamo su dei dettagli, diritti umani, dice Karl Kraus in una delle sue battute. Diciamo la verità, scrive Karl Kraus, da quando sono stati inventati i diritti umani facciamo una vita da cane, ecco, la puttana sulla fiaccola di Karl Kraus. E in effetti in parte è così, perché ci perdiamo nei dettagli delle finzioni, come quello che dicevo prima della cruna, l'ago, il cammello. Noi ci perdiamo in finzioni, facciamo finta che certe cose non esistono e diamo per scontato che questa finzione poi corrisponda alla realtà, fingiamo che corrisponda alla realtà. È una forma di accecamento veramente incredibile, no? Di cui non siamo consapevoli. E se una persona è credente, viene in mente il detto dell'Ecclesiaste: Dio toglie la ragione a coloro che vuole perdere. E quindi l'invocazione di Heidegger, solo un Dio ci può salvare, è caduta e cadrà sempre di più nel vuoto, perché non c'è nessun Dio che ci possa salvare, visto che noi stessi abbiamo creato Dio, abbiamo creato la situazione che viviamo e continuiamo in una chiacchiera filosofica, culturale, artistica, che è un dettaglio della vita, oltretutto abbruttente, se pensiamo all'arte femminista americana, da inorridire, e certa avanguardia anche europea. Ecco, noi ci perdiamo in queste cose qui e le giustifichiamo. Quindi, voglio dire, forse, e concludo, si ritorna al punto cruciale, dovremmo rivedere la grande opinione che abbiamo dell'intelligenza umana. Forse dovremmo ripensare a questo e renderci conto, ridimensionare la nostra capacità di capire per le questioni di fondo, perché non è il telefonino, il cellulare o internet che ci salverà dal disastro. Ecco, questo è il punto. E il disastro non viene effettivamente affrontato, vuoi per ragioni economiche, vuoi per una sorta di cecità che ci porta a un ottimismo di maniera, la famosa, ormai un po' consunta, immagine del Titanic, del ballo sul Titanic. Ecco, noi viviamo in situazioni di questo genere. Mi fermo qui, lascio a voi queste mie opinioni per quello che valgono e ciascuno trarrà le conclusioni che crede. Buongiorno.